Ciao a tutti e ben ritrovati carissimi amici del canale di MPC. Oggi andiamo a vedere come configurare il nostro banco posta sull'applicazione IO Cashback di Stato. È diventato un dilemma per tante persone, purtroppo non sono riusciti a configurare la carta perché usciva messaggio di errore, non è possibile, eccetera, eccetera. Ne ho fatti parecchi di queste. Ho aiutato parecchi utenti, oggi ho detto io faccio un video così chiarisco la cosa per tutti. Allora, come fare? Come dobbiamo munirci come prima cosa, se chi, per chi parte da zero, scusate perché magari per chi già sa, comunque parto diciamo da zero, dobbiamo munirci di Poste Speed fatto dall'ufficio postale nostro, di fiducia. Poste Speed, le credenziali appunto della, cioè le email che abbiamo registrato per fare speed, la password appunto di speed. Dobbiamo appunto, se ce lo facciamo con l'ufficio postale, dobbiamo avere l'applicazione Poste ID, quindi il codice Poste ID anche, cioè solo il codice. Dobbiamo munirci del codice IBAN della carta bancoposta. Andiamo a vedere subito come appunto scaricare l'applicazione. In questo caso sono dal computer, vi faccio vedere il simbolo dell'applicazione, vedete io. Allora, perfetto. Ora cosa dobbiamo fare? Scarichiamo l'applicazione io, mi raccomando, l'applicazione ufficiale da Play Store del nostro telefonino. Per chi non avesse configurato l'account, cioè il telefonino è senza un account, metto giù in descrizione come si fa un account velocissimamente, così possiamo scaricare app dal nostro Play Store. E ok, andiamo su le mie app. Se no, vabbè. Scrivo io, eccolo qua io, l'app dei servizi pubblici PagoPA SPA. Vado a fare installa e lasciamola scaricare. Nel frattempo andiamo a prenderci le credenziali che ho citato prima, quindi credenziali Poste Speed, cioè l'email e la password, il codice ID del Poste ID, il codice IBAN della banco posta e il numero della carta. L'app installata, vado, faccio apri. Eccolo qua, già la schermata iniziale dice entra con Speed. Io ho il servizio Speed attivato, va bene. Scelgo il Poste ID nuovo abilitato Speed che ho attivo. Poi se voi avete un altro Speed, naturalmente cliccate il vostro. Io vado, faccio Poste ID. Eccolo qua. Vado a mettere. Entra con Speed. In questo caso posso decidere se entrare con il codice SMS oppure no, facendo, oppure con l'autorizzazione della ID. Vado a mettere ad esempio una lettera, faccio prosegui, mi dice autorizzazione fallita e poi posso, vedete, cambiare se inviare una notifica sull'app Poste ID oppure continuare con il codice SMS. Io per mia comodità faccio codice SMS, scrivo prosegui con SMS, clicco. Mi manda un altro SMS, eccolo qua. Perfetto. Prosegui. Eccolo qua. Mi sta dicendo di acconsentire per entrare appunto nell'applicazione. Acconsento. Ecco qua. Questo è un codice di sblocco. Praticamente quando noi andiamo a chiudere l'app e non facciamo il logout, poi faccio vedere come si fa il logout. Praticamente si mettono in standby, serve il codice di sblocco. Io ora vado a mettere un codice. Voi scrivetelo, mi raccomando, scrivetevelo. Mettete un codice, come volete voi. Qua ripetere il codice che avete scritto. Faccio continuo. Mi raccomando, scrivetevelo. Lo so.
Eccolo qua. Ora lasciamo che sta facendo la configurazione, ovvero sta, vedete, sta caricando. Quindi sono dei servizi che vanno a caricarsi comunque in un'applicazione, quindi possono essere pure un attimo il telefono in base alla vostra RAM che ha, comunque un attimo ha bisogno di caricare. Non toccate niente. Dice: hai già attivo il cashback sul tuo bancomat? Non ha domanda. Allora dice: infatti andiamo al portafoglio. Però ancora sta caricando, vedo, eccolo qua. Ecco, vedete, dice attiva il cashback. Vedete? Io vado sul portafoglio, vado a cliccare cashback e faccio attiva il cashback. Però ecco, come vi dicevo prima, leggetevi tutta la, vedete, tutte queste informazioni, cos'è il cashback, come funziona, eccetera eccetera. Vedete? Leggi guida, leggetevele, sono molto importante. Allora, poi fai attiva il cashback, di essere maggiorenne, dichiaro di essere maggiorenne, siete in Italia, di attivare i fini cashback solo metodo di pagamento con cui sei titolare, mi raccomando, che sarai su il pagamento, che userai i metodi di pagamento su cui attivo il cashback solo per acquisti effettuati per finalità personale, vedete, ok, faccio dichiaro, ok, eccolo qua, vedete. Per ricevere eventuale rimborso inserisci il tuo codice IBAN senza spazi, e bisogna inserire l'IBAN della vostra del postamat appunto, o di un'altra banca comunque che volete che vi accreditino il cashback. Io in questo caso faccio salta perché non mi interessa in questo caso, però voi mettetelo e fate continua l'IBAN, mi raccomando, inizia quello con IT, cioè Imola, Taranto, e poi c'è il numerico. Controllatelo e mi raccomando che sia giusto. Io faccio salta, non mi interessa ora. Aggiungo un metodo di pagamento. Ecco qua. Una volta aperta questa schermata, nella prima vedete casella va messa la carta di credito, debito o prepagata. Nella seconda casella, quella che noi ci interessa, va messa la carta BancoPosta o PostPay. La terza pago, carta pago Bancomat, che sarebbero le carte della banca. Quindi bisogna cliccare sulla seconda casella, solo c'è un problema tecnico a livello registrazione che uscirà la schermata della nera, e non vi preoccupate, io comunque ora vado a cliccarci. Ecco, uscirà nome e cognome del nostro, il numero di carta da mettere, scadenze e codice sicurezza. Questo, ora andiamo a vedere come fare subito nell'applicazione BancoPosta, come inserirlo. Allora, bisogna andare sulla nostra applicazione BancoPosta, mi raccomando, sull'applicazione BancoPosta, e accedi, mettiamo il nostro codice, cosa ci chiede? O il codice posta ID o le vostre credenziali, che voi se le sapete, del vostro BancoPosta, e facciamo accedi, facciamo caricare. Allora, poi dobbiamo andare su le lineette in alto a sinistra, le due linee orizzontali, dobbiamo cliccare una volta e andiamo su conti e carte, vedete, ripeto, conti e carte, andiamo su conti e carte, andiamo qui in alto a destra dove ci sono le quattro linee orizzontali con l'ingranaggio, vedete il disegno, clicchiamoci sopra una volta, ma di sopra, non sulla cifra, sull'ingranaggio, e scorriamo verso giù. Allora, consiglio di andare, no, consiglio, allora dobbiamo andare sulla voce piano Italia cashless cashback, gestisci il tuo cashback. Clicchiamoci sopra una volta, sta caricando, ecco qua. Questo qua vi mostrerà uno o più carte che avete voi, carta BancoPosta, e dovete fare la spunta in modo che diventa blu. Io in questo caso ce l'ho già attivata perché apposta è blu, se no, nel caso in cui vedete voglio disattivare, faccio così, riclicco sopra e vado a, però vado a, cioè nel senso, cosa succede? Voi dovete cliccarci sopra e vi chiederà le credenziali del codice ID, del post ID che avete fatto in posta. Quindi ce l'avete segnato, spero. Se non ce l'avete segnato, andate in posta e ve lo fate dare. Lo fate ridare, così servirà qua. Lo mettete qua, poi cosa fate?
come consiglio, perché molti sulla rete girano oggi che chi fa il pagamento in contactless va comunque a dei problemi, bisogna fare disattivare abilità pagamenti contactless. Io in questo caso vedo già ce l'ho disattivato, perché ce l'ho la spunta grigia, quando è grigio è disattivato. Se nel caso volete attivarlo in futuro, fate blu, però se è blu fatelo grigio, perché pagando in contactless, sia per la vostra sicurezza del bancomat, sia dici per i pagamenti col cashback, dici che ci sono problemi, quindi lo disattivate. Lo disattivandolo sempre, si disattiva e si attiva sempre col codice POSTED, bastando cliccare sopra, vedete, codice POSTED. E il gioco è fatto. Che facciamo? Una volta fatto questo per il cashback che sopra vi ho citato, facciamo dietro, cioè usciamo proprio completamente dall'applicazione. Passati solamente 3 minuti, ripeto 3 minuti circa, 99% dei casi è stato così, l'1% lo metto come possibile caso che potrà succedere, a me non è successo. Andiamo sull'app io, ci riloghiamo, cioè rientriamo nuovamente nell'applicazione e facciamo stessa procedura che ho fatto prima, codice SMS, ok, acconsento, ok, lasciamo caricare, rimetto nuovamente il codice di sblocco, un altro codice, però ricordate, ogni codice di sblocco che mettete dovete segnarvelo, va bene, mi raccomando, mettete uno standard, vedete voi. Andiamo sulla voce in basso qua giù, portafoglio. Andiamo, dobbiamo cliccare su a destra dove c'è solo il simbolino cashback e dobbiamo andare a vedere metodo di pagamento, mostra, clicchiamo mostra, metodo di pagamento e uscirà la nostra carta. Il gioco è fatto. Ragazzi, con questo è tutto, spero che il video vi è piaciuto e mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video in modo che le persone comunque che hanno avuto questi problemi li possano risolvere in tranquillità, va bene? Mi raccomando, dubbi, domande, scrivete giù nei commenti. Ciao, alla prossima.